Buongiorno ragazze, mi sono piastrata, è ora di pranzo, vabbè, Aurora si è svegliata tardi oggi, verso le 10:30. Siccome c'è una bella giornata di sole e non tira vento, siamo state in giardino, io ho pulito un po' il giardino, ho fatto una lavatrice, ma la devo stendere. Comunque è arrivata l'ora del pranzo, praticamente devo fare la spesa, non ho praticamente quasi nulla in dispensa, il frigo è completamente vuoto, Aurora me l'ha tirata fuori la dispensa, che sono praticamente legumi, ceci, fagioli borlotti, scatolette di tonno, pisellini e un pesto, solo che ultimamente Aurora non gradisce più la pasta al pesto, gliel'ho fatta tipo 2 volte o 3 volte ultimamente e me l'ha sempre lasciata, quindi ho capito che o ultimamente gliela facevamo troppo o adesso si è stancata e quindi sinceramente ho detto senza che mi impegno a fare il pesto la pasta e poi non la mangia e mi invento qualcos'altro. Il tonno non l'ho fatta la pasta perché l'abbiamo mangiata ieri, pasta, tonno e zucchine, quindi niente, praticamente che cosa mi sono ingegnata? Io lo speck in gravidanza non lo posso mangiare crudo, quindi mi sono messa a fare pasta, speck e pomodori e quindi l'ho cotto e ve la faccio vedere. È l'unica cosa che avevo dentro casa, quindi mi sono ingegnata così. Ecco qui, ho messo a soffriggere inizialmente un po' di cipolla, poi ho aggiunto i pomodori e per ultimo lo speck e adesso aggiungo di tanto in tanto acqua di cottura. Comunque ispira, non l'ho mai fatta come pasta, vi dico la verità, quindi non so se è buona o no. Oggi io e Aurora facciamo le cavie. Ok, pasta pronta, ispira alla vista. Adesso ci ho messo i miei 3 kg di parmigiano, la giro e la assaggio. Mamma mia, buonissima! Incredibile, io gli darei un 8,5, anzi forse 10 per essere fatta solo con 2 ingredienti. La devo rifare. Ragazze, buonasera, c'è anche Claudio, c'è un sole bellissimo oggi. Comunque niente, siamo dalla pediatra, alla fine io neanche mi sono più truccata perché ovviamente non devo fare niente di che. E niente, stiamo andando dalla pediatra, ma io vedo tanti bambini fuori e sono un po' scioccata. Stanno a giocare. Vabbè, comunque, per capire se Aurora è migliorata, se può ritornare alla socialità. Per esempio stasera mia sorella mi ha invitata a cena, quindi voglio capire se gli è passata la congiuntivite oppure no, se deve continuare l'antibiotico oppure no, insomma, per capire un attimo la situazione. E niente, vi aggiornerò appena ho fatto. Comunque l'occhio di Auri sta bene, l'unica cosa è che c'ha tipo dei capillari rotti, non so se si riesce a vedere, ma è aperto come l'altro. Certi incontri si fanno qui dalla pediatra. Ma stiamo andando dalla pediatra? Buonasera ragazzi, allora sono tornata a casa, in realtà voi mi avete visto dalla pediatra l'ultima volta. Ciao amore, in realtà siamo stati appunto a casa di mia sorella a cena perché i bambini non si vedevano da più di 13 giorni e oggi quando sono visti dalla pediatra si sono abbracciati, raga mi si è stretto il cuore, c'era Aurora che lo chiamava perché voleva un abbraccio e saluta mami, ciao. Ma lei c'ha sonno e deve dormire, quindi sono stata a cena da loro perché comunque anche lui sta sotto antibiotico, prendono lo stesso antibiotico, per cui non ci dovrebbe essere nessun rischio. È un po' stanca. Che vuoi amore? E cioè così almeno ci ha detto la pediatra, però mi ha detto non la riportare al nido, sinceramente non buttare all'aria tutto quello che hai fatto in questi giorni, in questa decina di giorni, magari per un giorno di nido, visto che stanno girando. Vuoi l'acqua amore? Ciao! Mi ha detto, visto che stanno girando talmente tante cose, talmente tante malattie, lascia perdere, ovviamente io assolutamente seguo il suo consiglio, ci mancherebbe. Gli ha allungato la terapia di un farmaco, per il resto, insomma, si può interrompere il resto tutto domani, le altre cose, e quindi sono contenta che sta meglio, sinceramente. Claudio non c'è, non è venuto a cena con noi perché praticamente ha fatto un corso questa settimana
l'ha superato e oggi sono andate a festeggiare. Purtroppo alcuni non l'hanno superato, però vabbè, cioè, lo rifaranno, lo ritenteranno. Lui è tra quelli che li hanno superati e domani danno un nuovo brevetto. Siccome lui ce n'ha pochi, ne ha preso uno nuovo e sono molto felice per lui, sinceramente. Quindi gli ho detto vai, vai, tranquillo, vai a festeggiare. Lui sinceramente non voleva andare per non lasciarci, ma in realtà gli ho detto io, cioè, svagati, anche tu comunque ci sei stato appresso, sei stato con noi e tutto, cioè quelli vanno a festeggiare che è passato il corso, tu sei tra quelli passati, cioè capivo se non l'avevi passato che non c'avevi voglia, infatti chi non l'ha passato molti non sono andati, ma tu che l'hai passato, insomma, festeggia con i tuoi compagni e quindi niente, l'ho mandato tranquillamente, cioè sono andato tranquillamente. Poi sapete che anche lui, quando io voglio andare tranquillamente a cena con le amiche, ho bisogno di stare con le mie amiche senza compagni, senza nessuno, mi ci manda tranquillamente. Quindi io trovo giusto che sia una cosa pari, perché sennò è ingiusta. Scusate, non so come mette sta videocamera perché sto con gli occhi su Aurora, ma allo stesso tempo la videocamera sta un po' sbarellata, quindi ok. E quindi nulla, lui è andato a festeggiare, sono contenta che ha superato il corso e adesso è ancora più brevettato di prima. E niente, detto questo, adesso io provo a farla dormire. Mi è arrivato un pacco e domani me ne arrivano altri che ho ordinato su Amazon, quindi vi faccio uno spacchettamento generico di tanti pacchi e finalmente registro un video di Shane. Io oggi non mi sono truccata alla fine perché ho pensato che l'occhio forse doveva riposare un po' di più e quindi ho evitato, ma domani finalmente mi ritrucco. Adesso andiamo a dormire, di buonanotte alle ragazze. Ciao, buonanotte, mua, mua. A domani. Ragazzi, buongiorno, oggi il nostro venerdì parte con la mia pasta aglio olio e peperoncino. Claudio gliel'ho fatta con l'abanero, cioè in realtà tutti e due sono con l'abanero, però volevo dire che io ci metto anche un po' di pasta di pomodoro. Chissà come sarà. Invece a Aurora ho fatto le pennette al burro, vabbè, tipo burro zafferano. Sembra che gli piacciono. Sono buoni? Vai, assaggio. Solo che lei sta osservando i nostri, ma è piccante, quindi non lo può mangiare. Buona. Buonissima. Lo dici solo per il video, eh? No, no, è vero, è vero. Ma tanto basta. Ragazze, pranzo finito, in più mi sono accordata con mia sorella e una mia amica. Stasera andiamo tutti a cena con le nostre famiglie relative, famiglia Ivana, penso l'abbiate già vista nei miei vlog, più mia sorella, più insomma tutti i cognati, i compagni annessi. Pare che abbiamo un harem, detto così, no. Ok, andiamo con tutti, ognuna con la propria famiglia, quindi non è un'uscita solo tra donne, ce la posso fare. Aurora e Claudio dormono, stanno facendo il riposino pomeridiano, in realtà il compito di addormentarla ce l'avevo io, vabbè, perché mi piace addormentarla come si addormenta prima, quindi mi dispiace poi per Claudio che magari sta tipo 40 minuti a addormentarlo, io ci metto 10 minuti, non lo so perché a questa cosa, visto che è stata tanto con me questi giorni, c'ho l'attaccamento e di solito è indifferente, si addormenta anche con mia sorella, mia zia, insomma non è mai stata una bambina, a parte quando era neonata ovviamente, che cercava sempre me e si calmava subito appena la prendevo. Comunque ultimamente, stando male, stando sempre con me, sta avendo questo attaccamento particolare. Io sono contenta, me la godo, finché sto a casa, non lavoro, me la godo totalmente, vi dico la verità. Comunque, ho editato il video di Shin, oggi l'ho girato, sono contenta, voi l'avrete già visto, quando è in onda suo log, non mi dilungo, lo sapete, ok, ok. Comunque, i pacchi di Amazon ancora non mi sono arrivati, quindi tra un po' vi mostro il pacco che mi è arrivato di Lush. E volevo riempire i barattoli che ho preso appunto su Shin, che sono molto più estetici, secondo me. Cioè, sicuramente queste tre boccette sono molto meglio di vedere nel bagno, ad esempio queste, per dire. Quindi adesso faccio il travaso, parto con il bagno schiuma. Questi prodotti ve ne ho già parlato recentemente, quindi faccio solo il travaso e non ve ne parlo. Tra l'altro, secondo me il dosatore così a push dosa molto meglio il prodotto e se ne spreca di meno. Qui vado a mettere il conditioner.
Ok, conditioner messo. Praticamente, raga, l'avevo quasi finito. Così come avevo quasi finito il bagno schiuma. Ho trapassato quelli sbagliati, mi sa, perché ne rimane pochissimo. Va bene. E adesso, ultimo, lo shampoo. Ok, shampoo anche travasato. Qui ho preparato anche la lavatrice che devo fare. Qui sto caricando un video. Sì, Califano si è svegliato. Vai, facci sentire. Che cosa vuoi sentire? Intonaci una canzone. Dai. Che bella voce che hai. Ma chi te l'ha fatta così bella? Ma che ne so, che è successo? Manco sei andato allo stadio. Eh no, magari almeno. Ah, dici c'era senso. Ragazzi, invece Aurora, guardate che capelli che c'ha. Quanto stanno a diventare lunghi. È solo che sembra un pandoro, non lo so. Sono ricci e quindi abbiamo bisogno di una aggiustata. Ma come un pandoro? Ciao, Kira. Sì, Franco, ha bisogno di qualche aiuto, aiutino dalla forbice di un parrucchiere. Mi sta dal caffè a whisky. È finta, ovviamente. Non devi mozzicare la ciotolina. Diglielo, devi solo bere. Allora ragazzi, sono venuta in camera perché Aurora sta in cucina, ma appena mi ha visto sta venendo in camera. Ciao Aurora. È impossibile veramente farvi vedere questo pacco perché oggi mi sta stalkerando. Io, eccola, con le sue ali, vero? Qui dentro ci sono delle cose anche per te, ma gliele dobbiamo far vedere alle ragazze prima, se no tu non le puoi usare. Hai capito? Aurora? I popcorn! Wow! Allora, praticamente Lush ha fatto la nuova collezione. Wow! Per la festa della mamma! Allora ragazzi, ci sono tantissime cose carinissime. Allora abbiamo lo spumante da bagno, che è questo qui a forma di avocado. Poi c'è la Bazzi Mam, che è un sapone wow, mani e corpo, a forma di apetta. Guardate che carina. Cioè, troppo troppo carina questa apetta. Senti quanto profuma. Lo mettiamo qui questo, così sopravvive. Praticamente dice che Bazzi Mam è ricco di essenze assolute di mimosa, luminoso olio essenziale di arancia, ah, ecco che cos'era, e appunto essenza di garofalo fresco, un mix che dà la carica nelle giornate di cui non si finisce mai di ronzare da una parte all'altra. Ispira un sacco, anzi credo che l'anno scorso l'avevo provata e mi era piaciuta un sacco. Poi loro hanno fatto altri prodotti, qua c'è tutto l'elenco, che sono queste qui, che sono delle bombe da bagno, tre, una più bella dell'altra, e in più il gel doccia alla mimosa, che io anche l'anno scorso avevo già provato e mi è piaciuto tantissimo. Se amate il profumo di mimosa floreale, è davvero buonissimo. Mamma mia che buono, senti! Ti piace? Poi hanno fatto una crema mani, la Super Duper. Io ce n'ho già una in bagno di crema mani di Lush, non è questa nello specifico, ma è buonissima, raga, non potete capire. Leggera come una piuma, ricca come uno scrigno di tesoro, questa crema mani al profumo d'arancio si assorbe in un baleno e idrata a fondo la pelle. Stiamo imparando l'alfabeto con Aurora. Sentiamo un po' questo come profuma. Mamma mia che buono. Odnusa. È molto liquida sembra, quindi credo che sia veramente di facile l'ha presa assorbibilità. Vai, spalmala sulle manine tue, stenditela tra le mani, brava, così, sì. È buonissima comunque. Poi vabbè, c'è una confezione gigante regalo e mi hanno mandato anche una bomba da bagno che userò per Aurora. È fighissima, ragazze.
loro, cioè secondo me fanno dei prodotti che sono una coccola. Infatti quest'anno a mia sorella, l'anno scorso gli feci una catenina per la festa della mamma, quest'anno andrò da Lush perché lei lo adora, ed è praticamente una bomba ad orologio, cioè troppo figa, e dentro poi ha tutte queste perle fucsia, mamma mia che buona, che si disperdono nella doccia e fanno, la colorano e fanno tutta una schiuma. Senti quanto è buono l'odore, mamma. Aspetta che lo levo, che quello si rompe. E ragazzi, è buonissima, sembra un fiore. Vediamo che dice, di cosa sa. Bomba da bagno, time to relax. Ferma le lancette e ti permette di godere della magia di un bagno tra sali minerali per liberare la mente e, distendere il corpo. Una bomba da bagno, vabbè, che regala il tempo per prendersi cura di sé. Latte di cocco in polvere rende l'acqua cremosa e morbida. Ah, ecco che cosa ha: lavanda, camomilla e neroli. Ecco che cos'era il profumo, era la lavanda, che io adoro la lavanda, è buonissima. Cioè raga, grazie a Lush, sono troppo troppo contenta. Sta bomba, cioè è fatta nei minimi dettagli, cioè l'orologio è incredibile, veramente grazie grazie grazie, sono uno dei un prodotto uno più bello dell'altro. E niente, i prezzi ve li dico. Allora, la crema mani 14,50 euro, la bomba da bagno 10 euro, ma ragazzi io ci faccio almeno 4 bagni, almeno, se uso solo questo per uno facciamo anche 5. E la mimosa gel doccia 9 euro, ma anche questi sono super densi, quindi ne serve veramente pochissimo, anche perché troppo sapone rovina il pH della pelle. E poi il sapone mani e corpo, la petta, 8 euro, quindi secondo me con anche solo una petta e magari una crema mani o la petta e una bomba ve la cavate. Con 20 euro, un pensierino a chi adora Lush, azzeccatissimo. Detto questo, niente, mi preparo per uscire. In realtà sono già abbastanza preparata, devo solo un po' ritoccare qualcosa del make up, perché saremo fuori fino a sera e devo vestirmi la parte di sotto, perché voi mi vedete in ordine, ma sotto c'ho ancora il pigiama. Bravo amore. Ragazzi, niente, alla fine Aurora poi si è rimessa a dormire, quindi ho detto vabbè a Claudio se usciamo direttamente stasera, così almeno sta anche più tranquilla, visto che ecco, non esce da tanto, insomma penso che si stancherà anche solo uscendo stasera. E quindi niente, sono venuta dal risparmio casa perché devo comprargli i pannolini, assolutamente ne ha solo due, quindi cioè praticamente oggi li ha finiti, e quindi ok. E poi anche i prodotti per la lavastoviglie mi sono finite, appunto le Tabs, quindi le devo prendere. E Claudio mi ha chiesto i tralli, quindi unisco l'utile al dilettevole. Sono venuta da risparmio casa perché vicino c'è Lidl, quindi vado. Ragazzi, ma quanto cacchio sono aumentate le cose, cioè io sto vedendo i prodotti che costavano 2,99 euro e stare a 4,90 euro, 4,20 euro, scioccata, cioè pure le Nor, ma vabbè, comunque lo fa un giro a vedere le offerte, ma in offerta per ora non c'è un cacchio. È sempre così, quando c'ho tempo non c'è niente, quando non c'ho tempo vedi tutto, offerta, offerta, offerta. Alla fine ho deciso di provare un Lenor, ero indecisissima, mi ispiravano tipo tutti, questo perché era l'Argan, poi c'è quello della Sicilia che sapeva di arancia, insomma, e alla fine ha vinto l'arancia. Comunque poi ho preso il gel per la lavastoviglie, lo smacchiatore, che questo sta a poco ed è fantastico. Poi sono andata nel reparto 99 centesimi, volevo tipo tutto, ma mi sono trattenuta. Hanno delle cose davvero sfiziosissime e quindi niente, vabbè, ogni volta mi perdo ore e ore. Anche le bandierine, cioè no, troppo carine per gli aperitivi adesso che è estate. Anche le tovagliette avevano 99 centesimi, di tantissimi colori estivi, secondo me imperdibili. E niente, sempre nel reparto a 99 centesimi altre tovagliette, però di stoffa, molto carine anche queste, soprattutto se fate colazione, insomma i pranzi fuori. Poi niente, sono andata a vedere la nuova linea al carbone dell'ultra dolce, che mi ispirava, ma sono piena di prodotti, per cui insomma ho dato solo un'occhiata. E devo dire, l'effetto sembra bello. Poi sono andata nel reparto, quello dove stanno tutti i prodotti naturali, anche lì sto ore e ore a guardare i prodotti, e poi ho trovato questo che è nuovo.
Ok, prima tappa fatta, adesso sono alla Lidl. Oggi c'è un sole, fa caldissimo. Aiuto. Anche seconda tappa fatta. E ora casuccia per poi andare a cena. Allora ragazze, sono tornata, vi faccio vedere quello che ho comprato sia da Risparmio Casa sia dalla Lidl. Sono poche cose, in totale ho speso 30 euro, 20 da Risparmio Casa e 13 da Lidl. Allora, ho preso i pannolini, li ho trovati a 9 euro questi qua della Risparmio Casa. Sinceramente voglio dargli un'altra opportunità. Quando era piccola non mi erano piaciuti, ma perché Aurora era molto delicata, adesso un po' meno, quindi vedremo come si trova. Si è sentita nominata, è già arrivata. Poi vabbè, ho preso dei sacchi, questi qua per la spazzatura, insomma niente di trascendentale. Lo smacchiatutto, che è uno smacchiatore col quale mi ero trovata benissimo, a 1 euro pensate e 39, quindi veramente pochissimo, perché poi ha questa pratica, un pratico dispenser, dosatore, non so come nominarlo, che gratta un pochino anche le macchie già appunto in pre-lavaggio, ed è molto efficace in generale. Qua dice sul rossetto: sangue, frutta, vino, unto, mascara, erba, birro, inchiostro, caffè, cioè tutto praticamente, ed è però efficace veramente. Poi ho comprato, questo non stava in offerta, 2 euro, 3 euro l'ho pagato, però avevo troppo voglia di provarli, li riguardo, alla fine ho detto lo compro, e ho preso il sogno di Sicilia, che è della Lenor. Mi ispirava sia questo, sia la Toscana, che un'altra, non mi ricordo se Sardegna o Puglia. Comunque ho preso Sicilia perché io adoro l'agrumato. Mamma mia, che buono che è. Speriamo duri sui capi come gli altri. Questo dice ispirato alla scorza d'arancia e brezza marina, 25 lavaggi, è il numero 2. Lo proveremo e vi farò sapere. Poi ho preso uno sgrassatore disinfettante, questo di Smack, stava in offerta a 1 euro qualcosa, elimina fino al 99,99% di batteri, presidio medico chirurgico. Mi trovo benissimo, io lo utilizzo anche per il seggiolone di Aurora, ma può essere utilizzato veramente per tutto, per lavello, anche per i sanitari, lo uso un po' per tutto. Sempre per Auri, salviette. Poi ho trovato queste qua. Queste dice body, spugnette struccanti, cellulosa. Ho voluto prendere questi per non consumare tutti i dischetti. Io mi ricordo che tempo fa, quando ero soprattutto piccolina, li utilizzavo per struccarmi ed effettivamente erano efficaci, perché mi struccavano, poi si lavava molto meglio rispetto a quelle diciamo in stoffa che ho comprato su Amazon. Alcune mi hanno pure fatto la muffa, invece queste si pulivano molto meglio, e quindi le ho volute riprovare, vedremo se mi ci trovo bene. Poi ho preso un accendigas. E infine il prodotto per la lavastoviglie, ho preso della Valido questo gel per lavastoviglie. Raga, hanno aumentato i prezzi, questi stavano tipo a 2,99€, stanno a 3,49€ o 3,99€. Quelli brand, che ne so, Pril eccetera eccetera, li hanno messi a 4,88€, 5€ da 3,99€ che stavano 2,99€, cioè, e dei prezzi veramente esorbitanti. Alla Lidl ho preso quello che mi aveva commissionato Claudio, ossia i taralli. Questi sono comodissimi, li portiamo, sono 8 confezioni, anche come snack per Auri. Ovviamente il tarallo è molto pericoloso, quindi dovete monitorare i vostri figli quando glieli date, se decidete di darglieli, però li usiamo anche come snack nostri. Poi sugo, passata di pomodoro e basilico, perché in realtà devo fare proprio la spesa, ma non avevo tempo, per cui ho preso delle cose al volo che sono sicura che ne so, se domani dobbiamo pranzare a casa, almeno con questo ci posso fare una pasta, ecco, diciamo così. Per me mi sono presa il latte scremato perché non ho trovato le capsule della Nescafè, e poi per Aurora invece ho preso il latte intero, entrambi della latteria italiana. Poi per fare colazione ho preso i gentilini Oswego al cioccolato, devo ricominciare a fare la dieta ora che sono guarita. Comunque per merenda poi ho preso lo yogurt, questa è vaniglia e praline di cioccolato, yogurt mix banana e cornflakes di cioccolato, questi piacciono sia a me che a Aurora. E questo uguale come quello di prima, quindi banane e cereali, ne ho presi 3 perché tanto li mangiamo.
Poi ho preso le banane perché oggi Aurora era disperata che le voleva e io le avevo finite, quindi ho preso le banane, gli piacciono un sacco, a volte ci fa anche merenda, cioè scusatemi, colazione, solo con latte e banana. E poi i tuc, che sono più tranquilli, tipo io quando sto senza Claudio, raga, i taralli non glieli do perché ho l'ansia, invece quando c'è Claudio perché fa 3000 manovre, cioè la so fa anche io la manovra, però io ho l'ansia, perché è mia figlia, e ecco il tuc è molto più sicuro e tranquillo, so che le piace anche questo, quindi insomma ho preso tutti e due. E questa è la mini spesuccia, adesso vado a dare una rinfrescata al make up e niente, poi andiamo in pizzeria appunto con Ivana, Fabrizio, mia sorella, Lorenzo, insomma i bimbi. Allora ragazzi, ecco, allora ho appena raggiunto una delle due meravigliose, l'altra sta già a Ivana cena. Sì, è arrivata, praticamente ha aperto la pizzeria lei e Fabrizio. Hanno un passato. Poi c'è, dove sta? Ciao Dodò, il mio nipote non preferito. Perché ultimamente dice che non mi vuole bene, che so brutta, poi non gliela fa, lei deve essere per forza la preferita, se no, sì, se no sei cattivo se non gliela fai così. Eh beh sì, ma poi non c'ho concorrenza, quindi cioè è pure per quello che voglio essere la preferita, scusa. E niente, ecco l'altra meravigliosa. Chiama zia Iaia, chiama zia Iaia. Niente, allora proprio ti diseredo, Edua. Cioè se non dovesse rimanere te lasciavo 5 euro. Manco quell'unghia della roba. 5 euro. Ma poi guardalo. Non ti non sei perso? Sì. Ti sei perso, papà? Quindi... Grazie. Ragazzi, al tavolo mangiano tutti tranne che mia sorella. Fai vedere che hai preso? Eh, perché non c'ho bisogno, quindi. Certo, facile così. Ciao Ivana. Calcolate che lei è la mia compagna di pancia. Solo che vuole fare le foto al mare, ma non ha capito che c'è troppa cellulite. Ragazzi, allora è il giorno dopo. Buongiorno. Ieri abbiamo mangiato un casino. Comunque guardate che cosa hanno regalato Aurora, Ivana e Fabrizio. Una sirena. Una sirenetta che Aurora vuole assolutamente scartare. Lei già ce n'è una del mare. Sì. Dov'è l'immagine? Questa qua. Lei ha... fucsia. Questa tipo fucsia. Lei ha questa qua. Solo che la particolarità di quella che gli hanno preso loro è che è una bambolina normale che diventa una sirena. La invece nostra, la è, solo nostra sirena. È solo sirena, infatti è brutta perché è difficile da rimettere per Aurora e quindi è praticamente con metà corpo, sta sempre sì, e questi divisa. Sono i giochini ad acqua che si riempiono d'acqua e poi li spruzzano. Esatto, ma ovviamente li potete usare anche come bamboline normali. Comunque ieri è andato tutto bene, gli hanno fatto anche l'uovo sì. E ci ha trovato Bing. Bing, sì, non so dove stava. Comunque, non so se avete notato, ma Claudio praticamente sta facendo il look tipo napoletano, guardate. Napoletano. Tutto... vabbè, sì, tipo... si è tutto tagliato la barba, sta bene ma o male? Ma non l'ho fatto apposta, ragazzi. Lo so che non l'ho fatto apposta, però... Secondo me sta bene, gli ha tolto tipo 5 anni. Ah, decidete voi se devo rimanere così. Sì, praticamente secondo me così, quasi rasa. Sì, qua mi devo rasare. E il capello lungo. Decidete voi, o tornare come ero prima. Comunque ieri è andato tutto bene. Sì, è stata una bellissima serata, abbiamo mangiato troppo. Sì, siamo andati alla mucca pazza ad Anagnina, era tutto buonissimo. Però dovevamo prendere la pizza, alla fine abbiamo preso tutto tranne che la pizza e ci ritorneremo sicuramente anche perché hanno un'area giochi dove praticamente le ragazze vengono e ti dicono vuoi lasciarmi tuo figlio, insomma, e poi te li riportano se piangono, si fanno male. Ragazzi, sì, è molto, se volete stare ci sono delle sì, è gratuito, un servizio gratuito, delle animatrici che vengono e si segnano il numero del tavolo sul braccialetto ai bambini per qualsiasi cosa, se li portano c'è un'area giochi chiusa, gigante, e stanno con i bambini. Sì, tutto sta anche il all'aperto tempo. Per l'estate. Tutto il tempo stanno con i bambini, quindi i bambini non sono soli. Sì, sono giocano, 4, 5, e poi hanno ovviamente il limite massimo. Aurora, per esempio, è stata l'unica bimba del tavolo che non è voluta andare. Infatti, Purello, Claudio ha cenato, cioè Purello, vabbè, nel senso comunque. E volevamo svagarci invece no, però vabbè, purtroppo essendo stata male adesso è molto attaccata
E niente ragazzi, volevo concludere la giornata di ieri. Poi Ivana è incinta, sta al quinto mese. Ieri ha fatto l'eco e ha scoperto il sesso. Infatti a ce breve l'hanno scritto su un bigliettino, ma non nessuno lo sa neanche. Lo porterà quello del palloncino, così farà il palloncino. Infatti prossima settimana farà il gender reveal. Già mi ha scritto quando. Prossima settimana? Sì, e beh certo, mo è curioso, lo vuole sapere. E quindi niente, tra poco scopriremo il sesso del nostro nuovo nipotino. Sì. Io sono propensa che penso sia femmina, però per Fabrizio spero maschio, perché desidera il maschio, per cui per lei è indifferente, per cui insomma almeno uno dei due avveriamo. Te che team sei? Io per loro team maschietto. Però che ti senti? Però gli ho detto che mi sento questo minuto. Pure io sto così. Vabbè, niente, ci vediamo domani o dopo con una nuova giornata.